the ghost was gone to the car. I have a broom and shovel. Belle, ci avete riportato nell'aria di festa di questi giorni. Complimenti alle nostre babbe Natale. Ed eccoli loro, i veri protagonisti di questa serata, i Very Important Dog, i VID. 16, 8 italiani, 8 stranieri, da tutti i paesi del mondo, dalla Svezia, dagli Stati Uniti, dall'Ungheria, dalla Finlandia, dalla Russia, una vera e propria parata di 4 continenti. Tra poco li conosceremo naturalmente bene, ad uno avremo modo, grazie alle nostre telecamere, di ammirarli più da vicino, persino nei dettagli, anche se voi avrete riconosciuto, ce n'è qualcuno già pigro che vuole dormire, avrete riconosciuto le razze più famose o le più diffuse, ma ce ne saranno altre pronte a stupirvi, di fare qui, davanti ai vostri occhi, sì. Perché ci sono altri 16 outsider che sono stati selezionati dal lavoro dei giudici in questa giornata di festa al Forum di Assago, e adesso questi 16 cani verranno qui davanti a noi e con un sistema molto rapido e, se volete, un po' crudele, che si chiama del KO, 8 di loro passeranno alla fase finale del collare d'oro Friskies. Allora facciamoli entrare due alla volta ed assistiamo alla prima selezione della serata. Possono entrare un Cocker Spaniel americano numero 61 dal nome Truly Your Regency, ed il numero 52 uno Shih Tzu dal nome Ultra Top from Audrey's Paradise. Allora avete capito, amici telespettatori, amici qui del forum, 8 di questi 16 cani potranno entrare in finale e diventare magari il collare d'oro di quest'anno. Please vote. Con una semplice alzata di paletta vedete che è quasi un plebiscito, passa il turno il Cocker Spaniel americano. Ed ora avanti con il numero 31, Siam Terrier, si chiama Pago Pago Concept ed è il numero 31. Il 104, un bassotto standard a pelo corto, si chiama Del Brugger Sunny. Sono posizionati uno sul tondo rosso, l'altro sul tondo oro, i colori del Natale. Il nostro pubblico rumoreggia, fatevi sentire se volete. Ma non si sa per chi state battendo le mani. Prego, votate. Ecco, ancora una volta, penso sia il color oro a portare fortuna, quindi è il Siam Terrier che passa il KO. Un altro KO, un'altra selezione. Alaskan Malamute, fantastico esemplare, si chiama Royal Star del viaggio, contro, è il caso di dire contro, un Kerry Blue Terrier dal nome Balboa El Cid. Ho sentito un grande applauso dei bambini nei confronti dell'Alaskan Malamute, è una razza che sta avendo una grande simpatia nei più piccoli, ma voi sapete che i giudici votano con altri concetti. Please vote. E mi hanno subito smentito votando per l'Alaskan Malamute. Ed ora un altro improbabile KO, perché sono due razze talmente diverse tra di loro, un Terranova, bellissimo, si chiama Standing Ovation, come quella che sentite, ed un Bull Terrier, venga signore, da un nome lunghissimo, impronunciabile, Rare Absolute Time Vandalica di Acqua Negra. I loro handler stanno facendo assumere la postura più atta per poter essere giudicati. Votate. Ed è il Terranova a passare il KO. Ed ora un Samoyedo dal nome Albert di Casa Kelly contro uno Yorkshire Terrier dal nome Matador Dudomen de Monderley. Quella. Per fortuna quest'anno abbiamo messo i mega schermi, così anche voi vedrete qui al forum i primi piani anche dei cani più piccoli.
Bellissimo. Votate, please vote. Mi sembra di poter dire il Samoiedo a passare il turno del KO. Ed ora il numero 47, un magnifico bovaro delle Fiandre. Si chiama Vasco Van Hertel. Contro un terrier nero russo, Moskovskie Amtei. Il tempo di posizionarli e di lasciarli osservare dai giudici. Votate! Mi sembra di poter dire sia il bovaro delle Fiandre. Sentite, c'è un tifo da stadio. I giudici sono un po' preoccupati. Il pubblico non è molto d'accordo, ma voi andate avanti a fare il vostro lavoro. Abbiamo ancora due selezioni con KO. Un setter inglese, si chiama Mac. Contro un Riesenschnauzer, si chiama Maestro du Bouillol. Bene, sono in posizione. Votate! Ed è il Riesenschnauzer a vincere questo KO. Complimenti anche al setter. Il pubblico era più d'accordo col setter. Ed ora l'ultimo KO e avremo così completo il quadro dei VID di questa serata. Diventeranno 24 cani. Allora, è un Irish Wolfhound. Si chiama Picciolis Lancelot. Mamma mia. Contro un bassotto Kaniken pelo duro. il paragone è un po', come dire, irriverente, ma questi due cani anticipano una sfida che poi vedrete più avanti nella serata. Vedrete come sarà possibile far sfidare due cani molto diversi tra di loro. Amici giudici, votate. Ed è l'Irish Wolfhound. Allora, signori, ringrazio i giudici per questa prima votazione ed insieme alla mia Steadicam vado a passare in rassegna come un colonnello, un generale, questi 8 outsider che sono venuti a farsi giudicare questa mattina a questo grande concorso e adesso insieme agli altri 16 VID potranno diventare il cane più bello del mondo. Tra poco torna il Collare d'Oro Frikis, stelle a quattro zampe e ricordate, chi va su altri canali non ama gli animali.